tema dedicato alla danza. E ci siamo ispirati ad un reperto archeologico importantissimo che è il Capitello della Danza, conservato al Museo Francesco Ribezzo di Brindisi e restaurato proprio quest'anno dal Museo Archeologico in collaborazione con la Sovrintendenza regionale. E il capitello appartiene alla stessa epoca cui appartiene anche il nucleo centrale del castello ducale di Celio, dove si svolge l'esposizione. Si chiama Nucre, che in vernacolo vuol dire un domani, ed è un ponte affidato all'arte prima ancora che la seconda edizione della rassegna di arte contemporanea nella città di Celieve Sapica, due sedi il castello ducale, che ospiterà la mostra collettiva de Court Ballet, omaggio alla figura di Aurelia Sanseverino, antica padrona del feudo cigliese, e poi il Trullo Rubina di Contrada Menzella, che accoglie la mostra Leggere Gravità, non senza un riferimento alla pizzica serpentata, a metà tra antico rituale e magia, e con la volontà di valorizzare il patrimonio archeologico pugliese. Rappresenta appunto l'edizione di quest'anno una visione di territorio che collima con quella che è la nostra, che si protende sempre più a dare un messaggio con dei contenuti culturali di un certo livello, molto importanti, che servono ovviamente a qualificare anche l'offerta turistica di un territorio. Abbiamo necessità di qualificare il nostro turismo e di fare in modo che chi viene in Puglia scelga la Puglia anche per l'offerta culturale. In questo ci viene in aiuto sicuramente le amministrazioni, che sono pronte ad intervenire, ad investire su questo tipo di eventi e di programmazione, ma anche e soprattutto i privati, come in questa occasione dove abbiamo una gallerista di Milano che decide di Celieve Sapica, che decide quindi di tornare nella sua terra e di farlo attraverso l'arte contemporanea.